di tante salsicce che ho regalato. E ricominciamo con lo stendino in casa, ragazze. Le avevo stese ieri, sono lenzuola. Apriamo. Questa tenda la devo cambiare, ragazze. Aspetto qualche altro giorno per vedere se la trovo al mercato. Devono saltare, devono andare via, anche perché questa qua è sporca di colore dei capelli, non si toglierà mai più. Voglio capire che tempo fa fuori. Io già sono a maniche lunghe, mi sono vestita subito perché sentivo freddo. Poi il pigiama, maniche corte, pantaloncino, non si apre, è gonfiata l'imposta. Freschetto, raga, freschetto. Scusate Scila, che devi fare? I capelli da pazza, il dito davanti alla videocamera. Niente ragazze, adesso mi vado a truccare un attimino perché oggi proprio ho una faccia pessima. Prendo un altro pochino di caffè. E niente, dovrei fare un paio di lavatrici se il tempo mi assiste. E poi raga, non lo so. Nel senso che mi sono appena svegliata e ancora non so se addentrarmi mentre i bambini non ci sono in certi tipi di pulizie. Per esempio dovrei pulire la scarpiera e dovrei fare il cambio stagione dei bambini, che però attenzione, non è che io non ce li ho vestiti dei bambini a portata di mano, ce li ho tutti. Il discorso che vorrei è rendere più ordinato l'armadio e lasciare solamente quelli invernali e passare in un'altra anta, perché loro hanno un armadio enorme in quella cameretta, cioè non so se avete presente, lo faccio rivedere per chi magari è nuovo. Passare diciamo i vestiti nell'altra anta e lasciare, ancora qui è buio, devo aprire, e lasciare, ok, questo è l'armadio raga, c'è un armadio enorme, togliere ad esempio i vestiti di Giuliana da quell'anta e passarli con gli invernali nell'altra, o al contrario, insomma volevo dare una sistemazione a parole, perché non lo so ragazze, non lo so, una volta che è una settimana, cioè io sono sincera nei miei video raga, non me ne frega poi a chi piaccio piaccio, a chi non piaccio niente. Ha una settimana che sti bambini sono a casa. Io non lo so se oggi entro in modalità io non faccio un ca... non so se avete capito. E quindi non faccio nulla. C'è mio figlio raga che ha una tosse allucinante, se la trascina da un mese. A posto? Buon cucchiaino di miele. Sì, ecco. Comunque questo era il discorso ragazze, quindi non lo so se faccio solamente lo stretto indispensabile, le lavatrici, diciamo la spazzata, l'aspirapolvere, o mi addentro in altre pulizie, quindi è tutto un punto interrogativo questo video. Cosa? Non tossisco mentre in bocca? No, non tossisci mentre in bocca, vieni qua, vieni qua. Non facciamo, mi viene di fare C. Posto siamo. Beh, no. Questo te la fa passare, te la blocca. Hai visto quanti pesci ci stanno nel mare? Andare. Guarda quel pesce si illumina. Oh ragazze, sto risalendo, saranno le 9 perché sono venuta a fare colazione al bar. Ogni tanto ci sta raga, ogni tanto ci sta. Sto dando un restocchio alla spazzatura, mia madre che era in mezzo alla strada. Adesso entro un attimino dai miei, devo dare del giorno, c'è Scila che abbaia perché sto rincasando. Apriamo Scila. La possiamo fare? Ok. Amore, vieni qua. Vieni qua, Scila. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ragazzi. Sto morendo. Sono ancora così, l'ho fatta sedere nel terrazzo perché lo sapete, il mio cane non esce, poi puliamo qua. Vi volevo far vedere l'alloro. Guardate. Abbiamo raccolto l'alloro quando siamo andati a raccogliere le olive. E anche... Aspetta, sì, questa è l'alloro, mi sembra di essermi confusa. E anche non mi viene l'altro che cos'ha, c'è mia mamma, adesso ve lo faccio vedere. Niente, sono impallata. Alloro, non mi viene. Sto scendendo. Entro da mamma, adesso ve lo faccio sapere che cos'è, ragazzi, veramente non proprio non mi viene completamente. Aspettate che vi poggio qua, mi tolgo il giubbotto, raga, e adesso c'è caldo. Fuori c'è fresco, ma dentro c'è caldo. Ok, cioè continuo a pensare a tipo la pianta qual è, non mi viene. Rosmarino, ecco, ci ho pensato. Sheila, scendi. Sheila? Niente, è come parlare con il muro. Sheila! A casa che devo andarmi a fumare una sigaretta dalla nonna, si può dire? Sì. Fumo, lo sapete. Dove stai andando? Vai a casa. Sheila? No, hai sbagliato casa. Sì, quella era la tua casa quando eri piccola, però, amore. Cucciola, a casa tua. A casa nuova. Brava, vai. Ce l'abbiamo fatta. Buongiorno. Mua. Buongiorno. Buongiorno, Aro. Buongiorno. Badu della mamma. Tornata a casa, raga. Ho fatto un pochino da mia mamma. Diamo un attimo di senso di pulito a questa zona. Praticamente si fanno sempre le stesse cose, raga, sempre le stesse cose. Insomma, sistemiamo la zona relax velocemente. Non oggi, ma dovrei sfoderare i cuscini che sono macchiati. Lo faccio io. Ok, finito qua, andiamo a mettere la lavatrice. Sbagliato luce. Accenditi. Ragazze, come al solito, ma dove sono io non si sa, mamma mia. Volata pure la chiave. Un sacco di panni da lavare. Un sacco di panni, come al solito. Ok, quei tappeti prima o poi li laverò. Aspetto che se ne sporchi qualche altro. E oggi voglio fare i bianchi. Così, mi va così. Mi va così, ma mi vedete? Sì. Bianchi, che li faccio a 60 con la candeggina anche. Oh, guardate come mi riduce la maglietta mio figlio, raga. Cioè, non so se si vede. Sì. Smacchia tutto. Se si toglie. Se non si toglie, l'estate è finita, ragazza. Il prossimo anno non gli viene più. Quindi se la mette per dormire. Non si toglie, perché ormai già siamo, l'avete visto, a maniche lunghe, però ancora si sta bene anche a maniche corte, raga. Ci metto anche queste grigie, non succede nulla. Calzette bianche, il mio pantalone bianco che anche se siamo in autunno io adoro. Tovaglia. pantaloncini di mio figlio. C'è altro? Qui dovrebbero essere scuri e bianchi, ma chissà perché alla fine sempre tutti mischiati. C'è altro? C'è altro? Sì. Ma chi è che abbaia? Scila, che è rimasta fuori. Io poi, chi è che abbaia? Chi può abbaiare? Ma chi può abbaiare? Questo qua è nuovo. Pigiama di topolino, ma ragazzi lo devo lavare a mano. Questo qua con le cose nuove. A parte che il pantalone è rosso, non li metto. Ci sono altre cose bianche, sì. Non sono finite con finerucchiù, come si dice in siciliano. Finerucchio. Ok, Cila, un attimo, ti sto prendendo. Ecco, ho scappato un paio di cazzo. Allora, ci siamo. Non so se si sente Cila Gabbai. Allora, 60 gradi. Sì, li metto a 1000, altrimenti la centrifuga, perché altrimenti non si asciugano più. Candeggina delicata, ormai mi sono abituata con la candeggina, ragazze, e la metto in ogni lavaggio. Poi ci mettiamo questo, capi colorati, no, ci mettiamo questo, il Formil, sapone di Marsiglia, e mi va il Vernel, perché c'ho anche testo di Doriante, amla e fagioli, che io adoro, ma mi va il Vernel. Ok, avviata. No, e questa è fatta. Ora non abbaia più. Qua sono, dove sei? Che poi ci passa, raga, non so se lo vedete, cioè ci passi, non sei un autotreno. Dove sei? Dov'è? C'è qua uscita A, uscita B, no, 50 uscite, ecco. Ci sei? È entrata, è entrata. Lei si sente tipo un trenomezzo, secondo me non ci entra, è convinta che non ci entra. A parte che stavolta l'ha messa dal lato dell'imposta che era chiusa. Ho messo il dito sul microfono, non so neanche più se mi state ascoltando. Va bene, qui fatto. Un'oretta per la lavatrice, più di un'oretta, perché quando è lavaggio da 60 gradi ci sta un'ora e mezza, se non mi sbaglio. Io invece solitamente metto quello, diciamo, dei capi colorati, comunque tutti i colori, perché lo vedete, a volte mi commentate, ma non scoloriscono, non ingrigiscono, no, perché ormai hanno tanto tempo e non buttano più colore. Certo, se i capi sono nuovi, le prime volte vado a lavarli a mano. Devo aggiustare la tenda, raga, messa tutta storta. Vado a farmi il letto, ecco questo, devo fare il mio letto e quello di Gabri. Fatto al volo, c'è anche il cane della signora di sotto che abbaia, che urla. Scila sta per salire sul letto, vedete la coda? Eccola. Andiamo a rifare quello di Gabri. Addirittura dobbiamo aprire, perché è ancora chiuso. Aperto. Fatto. Quello di Giuliana già l'ha fatto. Cesta di vestiti che deve essere sistemata appena poi, essendo gli altri, li faccio tutti insieme. E la motivazione! Mamme di bambini piccoli, a volte lasciate i giocattoli per terra, perché tanto io li sistemo adesso. Giuliana fra un pochino torna, fra un pochino. All'una meno un quarto esce e mi ributto di nuovo tutto per terra e forse fa anche peggio, quindi li faccio trovare già per terra, tanto non devo passare l'aspirapolvere perché l'ho passato ieri, e quindi li lascio là. Motivazione realistica, li lascio là. E anzi, avevo detto che non dovevo fare niente oggi, che volevo essere in mood, non faccio un puntini, e invece no, e invece ho fatto. È l'ultima cosa che andrò a fare, ma non adesso, perché sono le 10, ragazze, voglio dedicarmi un attimino a lavorare, perché c'è anche questo, devo editare, devo fare delle cosine, e poi prima di scendere, diciamo prima che escono i bambini, perché Giuliana esce l'una meno un quarto, come sempre, mentre Gabriele oggi esce alle 2. Mio marito tornerà pure, sì, intorno alle 2 perché esce, sì, 13:30 dal lavoro oggi. Quindi ci saranno pure due turni per mangiare, insomma il bagno ragazzi, il bagno grande, devo andare a pulire il bagno grande, ma comunque una pulitina superficiale al solito con lo Smak Express bagno a risciacquo immediato, è un colpo di lavapavimenti, questo è quello che andrò a fare, quando si pulisce ogni giorno, vedete questo per Space, cioè fateci caso anche nei miei video, mi sento ripetitiva perché pulisco ogni giorno, hanno suonato, ogni giorno sempre questo per Spice, è un continuo. Va bene, vado a vedere chi è, o è mio padre o è mia madre. Mia madre. Comunque, rettifico quello che ho detto, Gabriele esce all'1. C'ho baffetto perché ho bevuto, baffetto d'acqua. Esce all'1, è arrivata ora la comunicazione, non so perché. Dico, meglio per me, almeno li faccio mangiare tutti e due insieme. Io mi metto un po' a lavorare. Sembra strano una che si siede nel divano e dice metto un po' a lavorare, ma il lavoro di chi monta video è il lavoro di testa, comunque pur sempre lavoro perché il cervello lavora e io che già comunque ho problemi di mio di default, che sono nata così confusa e felice, Carmen Conso, confusa e comunque dimentico le cose, insomma mi piace editare i video, dico la verità. Però è un altro peso, diciamo, per la mia mente. Però mi piace, ragazze, mi piace il mio lavoro. Dico, sarei bugiarda a dire il contrario. Quindi, detto questo, bando alle ciance, perché già le 10 sono pure passate. Ragazzi, mi metto un po' a lavorare e ci vediamo dopo. 10:45. Ho fatto un po' di sugo qui ancora, ok, adesso vi faccio vedere. Vi spoilerò due cosine che ho comprato per Natale. Ed eccomi qua, innanzitutto carta natalizia ragazze, sono stata da Smart, da Magazzini Smart domenica. Allora io non mi sentivo ancora in mood Natale perché comunque ero a maniche corte fino a pochi giorni fa, però siccome hanno messo le cosine di Natale, c'erano tante cosine in offerta, mio marito ha voluto andare anche perché dovevamo cambiare l'albero, io l'avevo detto dall'anno scorso che avevo l'intenzione di cambiare l'albero e prenderne uno più piccolo perché quello che ho io è gigantesco, 2,40 m, è molto largo sotto. L'anno scorso era il primo anno che abitavamo in questa casa e lo feci nel corridoio, però nel corridoio ragazzi è come abbandonato, ecco, non ce lo godiamo, quindi quest'anno lo volevo fare nell'open space. Ho preso l'albero slim, lo so che per molte sarà la supposta perché sembra a forma di supposto essendo stretto e lungo, però ragazze addobbato, perché io poi li ho visti con delle cosine anche che ho preso io, adesso vi faccio vedere, poi vedrete che si va a creare volume con certi addobbi e comunque viene bello. E poi soprattutto io non ce la faccio più con sto cane, cioè mezzo video in mezzo video ci sei solo tu, ora piange per uscire, colpo di carta gli do col tubo, sto scherzando. Insomma, lo voglio fare nell'open space e non vi spoilerò dove, anche se molte adesso commenteranno vicino al camino non c'è la presa, non c'è presa, però ci possiamo attrezzare, quindi piccolo spoiler, ma non vado a fondo perché poi lo vedrete fatto. Quindi ho preso la carta da regalo che era a 60 centesimi, ragazze, così ce l'ho già a casa. E poi per dare volume a quest'albero slim ho preso i lecca, quelli giganti ragazze, ve ne faccio vedere uno ma ne ho presi 4. Poi ho preso, aspettate guardate che carino, questo l'ha voluto Fede, il tamburo, bellissimo, mi è piaciuto tantissimo, Scila basta per l'amor di Dio. Poi insieme al cappellino al tamburino, ecco già ho spoilerato prima di uscire dal sacchetto che cosa ho preso, il cappellino ragazzi, c'è ancora il cartellino attaccato, guardate, sono carinissimi, questi qua vanno a dare volume, anche lecca, ce ne sono altri 4 qui dentro, non li volevo uscire tutti però raga sono qua, sono 4. Ok, li tengo dentro al sacchetto perché non voglio già i brillantini per casa perché ancora non sono in mood Natale. E poi ho preso i bastoncini di zucchero, raga, che mi piacciono tantissimo. Quest'anno un po' di addobbi nuovi e poi ovviamente metterò le palline, quelle magari più grandi. E poi ho preso questo qui, che io ce l'ho un altro, però non mi piaceva più, era fatto vecchietto. E questo qui lo voglio mettere non fuori dalla porta, cioè non l'ho preso come fuori porta, ma l'ho preso per lo specchio che c'è sul camino. Ah, come l'anno scorso, non mi sa che l'anno scorso, mi piace che scenda questa decorazione tipo fuori porta davanti lo specchio che c'è sul camino. Poi ovviamente ci mettiamo anche comunque altre decorazioni sul camino, però quest'anno volevo dirvi questo, dato che l'anno scorso era il primo anno, non sapevo dove mettere le cose e comunque ne ho messe tantissime, anche troppe, che dopo mi sono sentita soffocare. L'ho fatto prima l'albero, scusate, prurito nel naso, e mi sono sentita soffocare e poi ho tolto tutto prima perché proprio mi sentivo veramente l'ansia, l'angoscia, è troppo piena la casa, perché era il primo anno, ho voluto fare tipo il Gran Natale, tutto addobbato perfino dentro il bagno, e quest'anno a casa mia sarà un Natale molto soft, quindi poche cose, magari pezzi più grandi, perché comunque ce li ho, cose belle ma poche, non voglio sentirmi soffocata assolutamente, poche cose, quest'anno facciamo un Natale soft, proprio leggero, a partire già dall'albero che è comunque slim. Poi un'altra cosa che abbiamo preso, che però non vi faccio vedere perché ve la voglio far vedere quando sarà già montata. Questo video già ve lo siete dimenticati quando la montiamo, perché siamo a novembre, poi ci rivediamo a dicembre con gli addobbi. Comunque, è il paesaggio di Natale. Abbiamo preso un paesaggio di Natale che a mio marito piacciono tantissimo, i paesaggi di Natale, questi che si muovono. L'abbiamo controllato ovviamente, è tutto sano, ed è nel suo scatolone. Nascosto, ragazze, fuori dalla portata dei bambini, che appena lo vedranno, soprattutto Giuliana, sono sicura che sarà molto attratta, ecco, ci dobbiamo stare attenti. E niente ragazze, non c'è altro, no, questi sono i miei primissimi acquisti di Natale, credo gli unici, perché non andrò a comprare altro, perché ce li ho le palline, ho sia gli addobbi con rosa e oro che è rosso e argentato, rosso e dorato, ero indecisa. Vi dico solo che da Smart talmente ero indecisa per farlo con il rosa e oro quest'anno, perché c'è anche il divano verde che prima non c'era l'anno scorso, e quindi mi ispirava questo rosa e oro di nuovo. Però poi mi sono piaciuti gli altri addobbi con rosso, ho detto ok, mi sono decisa per quest'anno, facciamolo di nuovo in rosso, perché comunque il rosso è il colore del Natale. Il prossimo anno magari cambiamo e lo facciamo in rosa e oro, che ce li ho sempre le cosine con rosa e oro. Infatti da Smart avevo preso un fuoriporta con rosa da mettere sullo specchio che è dorato, ragazzi, ci sarebbe stata la fine del mondo, veramente, benissimo. Ci sarebbe stata la fine del mondo, che ho detto? Insomma, ci sarebbe stato benissimo, ci sarebbe stato benissimo, avete capito, ci sarebbe stata la fine del mondo. L'italiano, l'italiano, se non lo sai sallo. C'era un gruppo su Facebook, mi ricordo, questa cosa mi faceva morire da ridere. Comunque si può sbagliare nella vita, siamo umani. Comunque sarebbe stato benissimo nello specchio col dorato, immaginatevi lo specchio col dorato e questo cerchietto, era con le piume tra le altre cose rosa, perché quando ci metto il rosa io poi faccio cose più chic, ecco, e poi l'ho posato però perché ho preferito di nuovo il rosso. Anche i bastoncini di zucchero sono bellissimi, sì, ve li ho fatti vedere, non ne ho preso uno ragazze, sono almeno 5 o 6. Comunque, detto questo, bando alle ciance, sono già a mezzogiorno, in tutto questo che vi ho fatto vedere le cosine mi sono anche un po' dilungata, quindi io passo e chiudo perché i miei figli escono entrambi all'una, devo andare a pulire il bagno, è l'ultima cosa che devo fare, ve l'avevo detto, ci rivediamo al prossimo video, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto, ciao a tutti!